al 1 luglio del 2016. Cosa voleva dire? Che dovevamo aspettare il 2 luglio a depositare il ricorso, sperando che non ci sia stato uno scioglimento, che decidano prima che venga applicato, perché questo è il punto. Se in ottobre viene approvata la riforma, la revisione costituzionale, ogni tanto mi sbaglio anch'io, e non viene dichiarato incostituzionale l'Italicum, una volta che si è votato con l'Italicum e la nuova Costituzione, non si torna più indietro. Questo ce l'ha insegnato purtroppo quello che è successo col Porcellum, ma non per colpa della sentenza della Corte Costituzionale, per colpa di chi doveva fare il custode della Costituzione, cioè il Presidente della Repubblica, che dopo quella sentenza, 3 mesi al Parlamento per fare una nuova legge elettorale conforme alla sentenza, o altrimenti scioglieva e basta. Invece addirittura si è consentito a un Parlamento eletto in maniera incostituzionale di cambiare la Costituzione. Cosa succede se il Porcellum dovesse essere dichiarato incostituzionale? Ma non, scusate. Dopo che si è votato, il nuovo Parlamento farebbe come questo, cambierebbe la carta costituzionale un'altra volta per convalidarsi nel posto dove sono. Potrebbero addirittura cambiare la Costituzione e dire che si deve votare con sistema maggioritario. Adesso la nostra Costituzione non dice con quale sistema si deve votare, perciò teoricamente noi potremo anche avere un sistema maggioritario, cui in generale siamo contrari, ma almeno i sistemi maggioritari sono sistemi onesti. Nel sistema maggioritario, sia quello francese con ballottaggio, ma anche quello inglese, tu per vincere devi conquistare la metà più uno dei seggi, collegio per collegio, nessuno ti viene regalato, non è che se tu vinci nel 40% dei collegi ne hai il 55%. E anche questo ragionamento da avere. La Merkel è stata eletta nel 2012 col 43,7%, se là c'era il Germanicum invece che l'Italicum si pigliava il 55% dei seggi del Bundes. No, ha dovuto trovare un accordo. E quando si dice ai costituzionalisti tedeschi, ma perché una che c'ha il 43% è quella più popolare che c'è adesso, vince le elezioni, si deve prendere la maggioranza, ma scusate, ci rispondono loro, se uno ha il 43,7% significa che il 56,3% non la vuole, non è d'accordo, e il 56,3% è più del 43,7%, concetto molto semplice. Qui noi abbiamo presentato un giudizio delle simulazioni di voto, cioè abbiamo fatto la previsione che su 30 milioni di elettori vanno a votare e ci siano due liste, una lista che prende 10 milioni di voti e una lista che ne prende 7 milioni. Si svolge il ballottaggio, tenete presente che nel ballottaggio è successo nelle elezioni, può esserci il cosiddetto voto di dispetto, cioè io sono un elettore di una lista che non è arrivato al ballottaggio, delle due che vanno al ballottaggio, una non mi piace e l'altra mi fa schifo, se devo andare a votare voto per quella che non mi piace, che potrebbe essere arrivata seconda, perciò il premio di maggioranza se la prende la seconda, che aveva preso 7 milioni di voti. Facciamo il coefficiente, per non dire delle cose semplici, 7 milioni di voti diviso 340, che è il premio di maggioranza, il coefficiente, cioè il quoziente per avere un parlamentare, è di 20.588, cioè c'è un parlamentare ogni 20.588 cittadini che hanno votato. Il complesso delle liste che si devono dividere 278 seggi, cioè non contano i 12 seggi degli italiani all'estero perché non partecipano neanche al ballottaggio, ed è per quello che il premio di maggioranza è il 55, non il 54, che sarebbe 340 su 630, complessivamente avevano avuto 23 milioni di voti, che
30 milioni hanno votato, 7 li ha presi la vista arrivata seconda, tutti gli altri sono 23. Dividendo 23 milioni di voti per 278, il quoziente elettorale è di 82.733. Questo che distrugge il problema del voto uguale, come dice il nostro articolo 48, il voto deve essere uguale, che vuol dire che deve avere la stessa probabilità di avere gli stessi effetti se scelgo un sistema proporzionale. Anche su questo è stata chiara la sentenza numero 1. Dice, tu non sei obbligato a fare un sistema proporzionale. Se scegli nella tua libertà di fare un sistema proporzionale, crei l'aspettativa che ci sia un rapporto tra i voti in entrata e i seggi in uscita. E non puoi allora invece fare un sistema proporzionale, che tu sia il proporzionale, con premio di maggioranza, che vuol dire esattamente il contrario, non è un sistema proporzionale e viene meno ogni tipo. Ma d'altronde anche se avesse vinto la prima lista, non c'era molto, lo stesso la differenza, non era così abissale, ma ci sarebbe stato allora un quoziente elettorale 22.000 per la prima lista, se vinceva anche il ballottaggio, e 80.935 alla seconda. Siamo sempre nel rapporto quasi di 1 a 4. Poi le cose diventano divertenti quando ci occupiamo del Senato.